Dottoressa Bettiol, qui in Fiera Cavalli Verona con Horse Museum, questo progetto qui a Verona. Sì, è un vero piacere essere qui e premiare. Abbiamo premiato dei bambini che hanno vinto il contest che noi abbiamo fatto insieme a un'associazione cinese. Quindi è un premio italo-cinese. Infatti abbiamo fatto l'attestato sia in italiano che in cinese e purtroppo non siamo potuti andare alla fiera di Pechino perché l'idea era di gemellare uno stand alla fiera di Pechino e uno qui a Fiera Cavalli Verona. Una grande emozione, tanti partecipanti a questa iniziativa. Qual è l'importanza di diffondere i valori e la cultura equestre nel mondo? Perché diciamo noi siamo partiti da un'esperienza personale che il cavallo ha aiutato in tantissimi momenti difficili, ha aiutato chi era malato, ha aiutato tutti quelli che soffrivano e quando io mi sono trovata a essere mamma di una bambina che vedeva solo il cavallo, come tanti genitori che vedono i figli che sono monotematici sul cavallo, ho cominciato a pensare, ma se una non vincerà le Olimpiadi, come faccio a creare una persona più bella grazie al cavallo, una persona più ricca? E allora abbiamo cominciato a pensare che il cavallo era stato presente nella storia, nell'arte, accanto all'uomo per millenni. Il primo oggetto che si trova, il primo tappeto della Siberia 5.000 anni fa ha riportato una fila di cavalli. Allora ho cominciato a raccontare la storia, la geografia, la letteratura, tutto attraverso la storia, la geografia della relazione fra uomo e cavallo. Questo è stato un grande successo, diciamo, sono contentissima di cosa a mia figlia e alle amiche. E allora ho pensato, facciamo una fondazione per poter raccontare questa esperienza e farla utilizzare agli altri. Nel raccontare il mondo siamo appassionati di Cina. E siamo nel mio gruppo, ci sono persone che parlano cinese correttamente, abbiamo rapporti con uffici internazionalizzazione di 10 città cinese, abbiamo il contest letterario nostro a cui partecipano scrittori cinesi, abbiamo aperto un canale su Weibo, sui social cinesi e quindi abbiamo fatto un accordo con la FISA, abbiamo fatto una convenzione per raccontare anche il cavallo italiano, la FISE. Tutto quello che di bello c'è in Italia, in Cina e creare sempre di più dei gemellaggi. Il prossimo anno, oltre ad ospitare i mondiali di completo e attacchi ai protoni del vivaro, è anche l'anno del turismo e della cultura fra Italia e Cina. Quindi potrebbe essere una grandissima occasione per creare sempre più sinergie, sempre più scambi e favorire la conoscenza di due paesi che hanno in comune il maggior numero di siti UNESCO, cioè Italia e Cina sono quelli nella classifica del patrimonio mondiale dell'UNESCO che occupano la prima e la seconda posizione. La prima è nostra italiana, per fortuna, quindi con molto orgoglio. E allora possiamo far allargare l'orizzonte dei bambini, possiamo farli volare, possiamo farli diventare protagonisti del loro futuro. Dove il cavallo magari non saranno campioni mondiali, ma ce l'avranno sempre nel cuore e sarà un valore aggiunto per loro.